Bentornati sul canale di Axias00, bentornati in un nuovo episodio di Xenoblade Chronicles 2. Siamo su Nintendo Switch e il nostro Rex si sta guardando, controllando le scarpe. Forse aveva pestato qualcosa di sgradevole, non lo so. Comunque, dovevamo andare da Rurui perché ci doveva... qui tanto che stanno a sentire. Ora è tempo prodotto di oggi. Ah, è un venditore o roba del genere. Comunque, andiamo da Rurui che ci dovrebbe dire del cilindro. Questo è cilindro nuovissimo. Prego, prova in un punto di recupero qui vicino e poi tu decide a lui tue impressioni, tu dice. È un casino leggerli, Stinopon. Va bene, lascia fare a me. Cilindro d'argento, uno. Ok, grande incarico, credo sia questo, grande incarico in vista. Istruzioni, perfetto, perché non ho idea di che cosa... È ora di imparare l'arte del recupero. L'icona che vedi davanti a Rex si chiama punto di recupero, va bene. Se hai dei cilindri a disposizione puoi effettuare un recupero in uno di questi punti in qualsiasi momento. Ok, segui le istruzioni a schermo e premi i pulsanti al momento giusto. No, no, i quick time event no. Per mettere le mani su qualche tesoro faccio schifo ste cose. Se il tuo tempismo è perfetto otterrai un tesoro di grande qualità. Se invece commetti un errore il valore del tesoro diminuirà. E ti pareva. Ci sono punti di recupero ovunque su Arrest e il tipo di tesoro varia da punto a punto. Quindi se ne scopri uno nuovo non fartelo scappare. Puoi acquistare i cilindri nei negozi specializzati in attrezzatura da recupero. Ce ne sono in tutte le regioni di Arrest. Se usi un cilindro costoso, troverai tesori migliori. Ma anche un cilindro economico può fruttare un buon risultato. Spendi il tuo denaro come meglio credi. Per adesso ti conviene usare il cilindro che ti ha dato Rurui e vedere come va. Anche perché abbiamo solo quello, immagino. Perciò non è che possiamo fare tanto. Quindi esamina. Cilindro d'argento, buon cilindro per recuperatori in erba. Appaiono più spesso oggetti di valore. Cioè questo e basta. Quindi... Ok? No! Mamma mia di quanto! Senti tutti che l'ho fatto! Credo sia un mezzo perfetto, cose del genere. Il primo è per un pelo proprio ce l'ho fatta. Mi ha preso la sprovvista, non sapevo quando sarebbe partito il quick time event. Due scrigni? Wow! Quella luce viola su... Credo siano oggetti in generale comunque questi. Credo. Questo è un ritmo ferro, se lo dico loro, un codancora, questo è viola, ingranaggi cremisi, bullone strambo e molla grigio scura. Quanti diamini di oggetti ci sono? Non lo so, apriamo quella a sinistra prima, o me ne fa scegliere uno dei due? Come funziona? Soldi, bobina fotonica, lente papillon e poi soldi, soldi, tanti soldi, benissimo, no, mi ha fatto aprire anche questo, ottimo, grandi! Cos'è questo? Sfera planetaria, bobina fotonica e altri gold. Wow, ottimo così. Rurui, è stato un successone, mi sa. Sembra che amico può finito. Com'è il nuovo cilindro? È fantastico. Di che non era un granché. Mi verrebbe da dirgli questo. Ma sì, dai, proviamo. Rex è sicuro che ha avuto problema con cilindro e non solo sfortuna? Cilindro di valore sempre fa prendere bel tesoro. Comunque, grazie per aiuto. Ed ecco qui il regalo di tre cilindri normali. Puoi usare in stesso posto di prima. Beh, buon recupero, Pon. Cilindro normale per tre. Se tu finisci a secco Pon di cilindri, tu vieni pure quando vuole. Noi fa buon affare. Chissà cosa sarebbe successo se gli dicevo un'altra cosa per il cilindro. Se gli dicevo wow, splendido. Sarebbe divertente saperlo. Magari se avete anche voi il gioco fatemelo sapere nei commenti, così ci scambiamo un po' di opinioni. Mi sono un po' distratto. Che cos'è che dovevo fare? Già. Forse devo procurarmi un po' di scorte di cibo. Ho dello squalo nuvolo brasato, ma mi serve qualcos'altro. Già, vado da pesce pescoso al terzo piano. Dopodiché sarà tutto pronto. Pesce pescoso al terzo piano. Ok, quindi andiamo il prima possibile. Grande incarico in vista. Ma tu me li fai comprare? Dovresti essere te che... Ah, ok. Al solito. Quindi vediamo un po' di salire. Non mi fa sbloccare niente praticamente. Io credo che per andare... Sì, su siano queste le scale. Tra l'altro lì dentro c'è... Che ci deve dire? Vabbè, li leggiamo dopo, dai, i dialoghi. Non voglio tediarvi troppo leggendo eccessivi dialoghi di contorno, anche se sono importanti perché spesso e volentieri ci vengono descritti l'ambiente, ci viene descritto l'ambiente in cui ci troviamo e la storia un po' del luogo e com'è la storia del mondo di Xenoblade Chronicles 2, quindi è importante anche leggerli quei dialoghi. Pesce pescoso, salve Kitoto. Salve Pon. Cosa mi compro? Appunto, allora... Io direi di comprarmi fritto misto di pesce. Costa un botto. Durata effetto un'ora. Meno 4% danno data di subito. Più 5% PV recuperati. Più 8% per la barra del gruppo. Non ho idea di che diamine siano sta roba, ma... Sembra possa valer la pena
certo 1080 mi scoccia. Prendiamo delle ostriche fritte, dai. Un'ostrica fritta e... non lo so, tre code grigliate. Tre codancore grigliate. Ma sì, dai, ti basta? Grazie! Rex, sì, ok, gli è bastato. Non avevo idea di quanto ne dovresti comprare di quella roba. Quindi hai comprato materiale viveri. Quindi hai tutto il necessario per effettuare il recupero. Bene, punti esperienza 40. Almeno credo siano i PE a occhio, sono punti esperienza. Bene, ora ho tutto quello che mi serve e ho anche fatto squartare cibo. Dovrei essere a posto. Ma ho ancora un po' di tempo prima della partenza. Mi riposerò un po' alla locanda. Potrei anche andare da nonnetto, ma poi comincerebbe un'altra delle sue ramanzine. No, meglio la locanda. Ho ancora abbastanza soldi e dormire in un bel letto comodo per una volta non sarebbe male. La locanda si trova subito dopo il bistro Pancio. Meglio sbrigarsi. Bellissimo, bistro Pancio è bellissima come cosa. Comunque, andiamo magari. Una chiacchieratina con questo Etoto, diamogliela, dai. C'è qualche novità interessante? Tu mai visto vera lotta serissima tra Ductor? Ductor usa l'arma ricevuta da Gladius per fare nemici a fettine sottilissime. Poi, a Voltepon, Ductor restituisce arma a Gladius. Quindi i Ductor sono... ok. Quando succede, Gladius può fare potentissimo attacco e sconfiggere il nemico con un colpo solo. I Ductor dovrebbero essere i personaggi, quindi Gladius, vedremo. Non ho idea. A Etoto, forse i compagni, a Etoto piace tantissimo quando Ductor e Gladius fa cose così. Piccola controindicazione, che cosa super stancante. Poi Gladius deve riprendere tantissimo fiato. Perciò poi Ductor deve rimboccare maniche e picchiettare nemici con sua arma. Comunque, queste tutte cose che fidanzato Pon di Etoto ha insegnato. Fidanzata Pon forse era qualcosa. Non lo so, ma noi andiamo alla locanda, che dovrebbe essere questa, sì. Lascia che ti parli un attimo delle locande. Quando fai una breve pausa in una locanda puoi usare i punti esperienza bonus che hai ottenuto per aumentare di livello. Io dico punti esperienza perché sono piuttosto sicuro che i PE siano punti esperienza. I PE bonus rappresentano l'esperienza accumulata completando missioni e scoprendo punti di riferimento. Ok, sì, sono punti esperienza. Fermati alle locande ogni tanto per poterli usare. Quindi per fare l'avanzamento di livello penso ci voglia la locanda? Se hai incontrato dei nemici che non riesci a battere, completa qualche missione per accumulare PE e bonus, poi visita una locanda e aumenta di livello. Se invece sei il tipo a cui piacciono le sfide, puoi decidere di non fare mai uso di questa funzione. Vivere pericolosamente può essere divertente. Bene, ti aspetta una giornata impegnativa domani, meglio se schiacci un pisolino. Le locande sono aperte, sistema aggiornato. Punto di riferimento è locanda Lemur? Utoto. Medda, benvenuto a Locanda Lemur, luogo di riposo Pon per tutti i mercanti. Vorrei riposare un po'. Grazie mille che tu hai scelto noi. Utoto a camere libere. Pausa breve. C'è altro che questa. Tra l'altro 100 gold, mica poco. Ah, può potenziarsi. Imposta livello, che significa? Non mi fa seleziona, ma non mi va niente a destra e a sinistra. Perciò, ok. Sì, forse quando facciamo più livelli insieme mi fa selezionare il livello al quale voglio andare. Non lo so, comunque, ok. Annulla? Sì, l'abbiamo fatto, il potenziamento. Ok, è andato avanti. Potevano metterla in maniera diversa, tipo, più che un annulla, finisci il potenziamento. Ci potevano scrivere qualcosa del genere, era più... capibile, diciamo così. Pensavo si fosse frizzato tutto. Tutt'altra cosa rispetto a dormire in quella baracca sulla schiena di nonnetto. Per qualche motivo mi sento come se fossi diventato un po' più forte. I passaggi di livello nei giochi sono fantastici. Comunque sia, sarà meglio andare al punto d'incontro. Era il molo di imbarco della Goldmouth, al piano terra, giusto? Credo che ci sarebbe ancora un po' di tempo per andare un po' in giro per la Goldmouth, se volessi. Ma non devo bighellonare troppo. Ok, quindi... ora sono disponibili svariati negozi da cui ti puoi servire. Troverai molti commercianti diversi durante i tuoi viaggi su Arrest. La Gilda dell'Argentum è nota come il centro nevralgico del commercio di Arrest, quindi vi troverai tantissimi negozi diversi. Mentre sei qui, ti conviene assicurarti di avere tutto ciò che ti serve prima di partire per le tue avventure. Botta di spada, tecnica acquisita. Menu impostazioni borsa ora disponibile. I negozi all'ingrosso sono aperti, ottimo. Gli informatori sono ora disponibili. Che sono gli informatori? Negozi di oggetti quotidiani ora aperti. I negozi di recupero... oh, e che è? Troppa roba tutta insieme. I negozi di accessori sono aperti. Oh, dimenticavo una cosa importante. Ah, perché non mi si è sbloccata abbastanza roba? La borsa di Rex. Appunto, chi è la borsa? Di solito Rex porta la borsa con sé. Puoi usarla per metterci dentro i suoi oggetti preferiti, in modo che li abbia sempre a portata di mano. La borsa può contenere un solo oggetto alla volta, però.
cosa mettere nella borsa allora? Beh, di solito gli oggetti quotidiani che trovi nei negozi dedicati. Anche solo averli a disposizione può avere una sorta, ogni sorta di effetti. Ci sono 12 tipi di negozi che vendono articoli di uso quotidiano su Arrest, quindi se ne scopri uno nuovo, non dimenticare di visitarlo. Ah, quindi tipo se io vado da Pesce Pescoso, ma c'eravamo già stati da Pesce Pescoso, magari... Qui dove si va? Nuova area. Ah no, non ho niente da fare ai piani alti ora. Vabbè, d'accordo Rex, relax però, insomma, allora, proviamo a scendere? Bistro di pancione non mi interessa, proviamo a scendere. Forse nella borsa devo inserire... Questa... Punto interrogativo, missione secondaria? Salve! Ehi là! Stavamo giusto per iniziare a giocare a nascondino. No! Se tu hai bisogno di qualcosa, torna dopo. Aspetta un momento, forse... Aspetta un momento, forse vuoi giocare con noi? Oh, me non pensatoci. Beh, se proprio insisti, non c'è problema. Possiamo giocare tutti insieme. Inizia tu a cercarci. Ci penso io. Guarda che sacradassi quei ragazzini, ragazzi. Mamma mia. Wow, ci stai dentro. Ma anche meno, tizio. Talulu. Bene, me spiega regole. Area di nascondimento ponne. Cos'è quella parola? È dappertutto sul livello terreno in Goldmus. Quando l'abbiamo estesa anche ai livelli superiori, il gioco è durato giorni. E mamma ponne arrabbiata molto. Quando tu hai trovato tutti, tu torna qui a sala d'aspetto. Chiaro? Sì, ricevuto. Area di nascondimento non grande, nascondimento non si può sentire comunque, ma noi molto bravi a nascondere, tu non pensa mica che è facile. Già, noi giochiamo a nascondino ogni giorno, non ci troverai mai, vedrai. Bene, allora non vai a nascondere, tu conta fino a 100 prima che inizi a cercare, capito? Quindi è una missione secondaria a tutti gli effetti, vabbè facciamocela no ragazzi allora, almeno impariamo un po' a vedere cosa sono le missioni secondarie. Sì, la voglio attivare. Me la dovrebbe portare come principale almeno. Forse sono quegli blu. C'è un'altra missione qua dietro, ma almeno credo che sia qui dietro. Andiamo un po' a cercare i tizi dove si sono nascosti, perché col fatto che abbiamo sulla mappa i segnalini dovrebbe essere difficile. Ah, uno è là su. Come ci passo là sopra? Ok. Forse da qui. Yes, mamma mia che arrampicate ragazzi. Pariamo Mario. Ok. Oh, accidenti, mi hai già trovato? Credevo di aver scelto il posto perfetto per nascondermi. Uffa. Oh oh. Comunque sia, grazie per non avermi fatto vincere di proposito. Ci vediamo alla sala d'aspetto. Questo è vedere il lato positivo in ogni cosa, direi. Andiamo alla ricerca degli altri. Allora, proviamo a salire attraverso queste botti, che forse da qua riesco a vedere meglio un po' tutto. Ce n'è uno qui molto vicino, ma non riesco a trovarlo. Dannazione. Ah, è qui! Ok, era qua dietro. Sneaky Sneaky, bellissimo sto nome. Ma Sneaky Sneaky non è appariscente, di solito è difficile da trovare anche quando non nasconde affatto. Sneaky Sneaky, in effetti, è notevole, no? Tu devi avere super potere di osservazione. Allora Sneaky Sneaky va avanti e aspetta sala d'aspetto. Bellissimo, il super potere di osservazione. Che sarebbe la nostra bussola là in alto. Che figata. Quest'altro invece mi sa di parecchio lontano, per la verità. Molo d'imbarco. Mi ha fatto partire un video. Spero non vada avanti con la storia principale, ma mi faccia finire la missione.世間知らずは面倒くさいって言ってんの。同い年くらいのくせに偉そうに。あ、そこのロープ踏んづけてると出港の時に巻き込まれて足がちぎれるぞ。え、嘘だけど。あんたね、世間知らずはお互い様みたいじゃないか。出港するぞレックス。別に見送りもいないんだろ。夜から見張りだ。 Carini i dialoghi tra loro due. Sono veramente. Sono piccoli tutti e due del resto, quindi si punzecchiano. Prima che ti dedichi al tuo grande incarico, vorrei spiegarti qualcosa riguardo alla vendita di oggetti su Arrest. Forse li conosci già, ma sappi che esistono esercizi chiamati negozi all'ingrosso, specializzati nell'acquistare i tesori che non ti servono più.
Se vendi un set di oggetti, otterrai molto più denaro di quanto ne otterresti vendendo gli oggetti separatamente. Quindi, se trovi dei tesori preziosi, non svenderli in un negozio normale. Cerca invece di comporre un set per i negozi all'ingrosso e tarne più profitto. Va bene, ok, non mi ha fatto proseguire. Questo deve essere il tizio? Tu trovato me dentro botte, pon tu imbroglia. Io no. Tu devi scusare me. È Talulu che ha imbrogliato. Aftis e Sneaky Sneaky mai trovato Talulu qui. Tu devi essere occhi. Tu devi avere occhi super potentissimi. Beh, allora Talulu trovato per ultimo? Va bene. Me va alla sala d'aspetto. Eh sì, abbiamo un po'. Stiamo un po' rubando, effettivamente. Gli stiamo un po' fregando, però. Che dice Razzly Dazzly? Tutto un po' bene, Rex? Argentum proprio stupendo come me sognava. Tantissimissimi abitanti, tantissime cose da fare. Ma anche un po' spaventoso. Prima ho incontrato tipo Ardainiano e lui subito scruta dentro anima. Razzly Dazzly subito tagliato corda. Adesso ho abbastanza distanza tra me e quello per cui lui non segue. Forse questo aiuta Rex quando devi scappare da nemici. Ah, ok. Praticamente ci ha appena detto che per tante volte entriamo in battaglia... possiamo scappare fuggendo proprio a perdifiato dalle altre parti, da parte opposta. Come era negli scorsi Xenoblade alla fine. È la stessa cosa. Eccoci qui alla sala d'aspetto. C'è Aft che ci sta attendendo. Ora tutti è qui. Talulu già qui? Sì, mi è trovato qualcuno più bravo di me a nascondino, Pon. Incredibilissimo. Comunque mi ringrazia te per gioco. Non è nulla. Beh, Aft, anche tu devi dire grazie. Oh, va bene, grazie per aver giocato. I miei genitori sono sempre troppo impegnati per giocare con me. Però oggi mi sono divertito tantissimo. Grazie ancora per aver giocato con noi. Torna a giocare ancora quando vuoi. Ricevuto. Ecco regalo di grazie da Sneaky Sneaky e suoi amici Pon. Sembra come rottame di tesoro Pon per Talulu e i suoi amici Pon. O forse è solo rottame. Comunque è regalo, tu prende. Grazie. Bene, immagino che tu debba andare. Torna a trovarci a giocare quando vuoi. Arrivederci, mamma mia, questi sono sbracciati per dire ciao, manco partissimo con la nave. Missione nascondino fatta, completata, oh yes. E ci ha dato 60 punti esperienza, 100 monete, 9 PA. Non so, cintamuscolo 1. Hai trovato tutti i bambini, per ora sembrano soddisfatti, ma chissà cosa si inventeranno la prossima volta. Beh, in effetti, prevedo tragedia, non leggiamo al momento cosa ci devono dire, magari leggeremo poi. E proseguiamo qui sotto. Noi abbiamo trovato una specie di cintura. Non è che me la fa PP per potenziare tecniche, in che senso? Scusate, già che ci siamo. Potenziamento tecniche. Questa tiro d'ancora fa apparire una pozione PV piccola quando metti a segno un colpo. Indice danno 240, carica 6. Area effetto un bersaglio. Quindi la parte sinistra è quello che abbiamo ora. La parte destra è quello che diventerà potenziandola, perciò. Botta di spada più 100% danno inflitto da dietro, rimane al 100%, però l'indice di danno passa da 170 a 200. E vabbè, aumentiamo il danno da dietro. Non so come potremmo far aumentare i PP, francamente, però ok. PA, ecco cosa sono, per migliorare i personaggi. Più 20 forza, 20 agilità. Non ne possiamo usare manco una perché i PA attuali ne abbiamo 163 e questi costano un botto. Wow. Gli oggetti, questo era quello che avevamo messo, quindi se io metto cinta muscolo aumenta di 20 la forza, anche sì, a sto punto, scusate, potenza i personaggi con gli oggetti della borsa. Ah, e da qui quindi possiamo mettere i vari oggettini all'interno, 3 danno da dare subito, questa, lo squalo brasato aumenta, cioè diminuisce del 5% anche il danno fisico oltre il danno d'etere. Non male, dura però 20 minuti, come gli altri del resto. Mercato centrale... Bellissimo vederti, sempre benvenuto. Ah, e quei set sono questi. Sono questi qui i set che diceva prima il tizio. Molla di lusso, vedete? Invece di vendere un set singolo mi fa vendere il set completo che mi dà 300 G. Wow, sì, gliela vendo. Ma anche sì, spero che non mi servissero per altre... che non mi servano in futuro per altre missioni. Isolde, ciao, dici tutto. Problema, problema. Non posso usare i Nopon per un lavoro del genere. E non posso nemmeno chiedere agli Ardainiani. C'è qualcosa che non va? Oh, salve, ecco, nel porto della merce che ho trasportato qui dall'Uraia per venderla, però c'è stato un piccolo intoppo. Se qualcuno sta creando dei problemi o se la merce è illegale? Dai, diciamo se qualcuno crea problemi. Ottima deduzione! Credo fosse l'altra quella giusta. A parte il fatto che non si tratta proprio di un qualcuno.
Dunque, sembra che i Pagurix 30 adorino la merce che trasporto. Per ottenerla si arrampicano sul ponte e provano a rubare il carico. Ho assunto dei tizi per fare la guardia, ma sono stati tutti sistemati a dovere. E quindi eccomi qua a cercare qualcuno che li rimpiazzi. Anche se devo dire che finora non ho avuto alcuna fortuna e la situazione inizia a farsi difficile. Voglio aiutare se posso. Stai dicendo che accetti l'incarico? Grazie infinite, sei un tipo davvero speciale. Il carico si trova al porto d'attracco della Goldmoose. È davvero enorme. Non puoi non vederlo. Sarebbe davvero bello se potessi liberarmi dei... da quei Pagurix Trent. Grazie infinite. I Pagurix... dai vecchi Xenoblade mi sa che erano tipo granchi, i Pagurix. Sì, la attiviamo, la facciamo, poi proseguiamo con la storia principale, eh. Allora, questo dovrebbe essere un Pagurix. Sì, sono tipo dei granchiozzi con la roccia sopra. Io intanto qui non posso fare niente perché mi sa che lo distruggeremo prima che possa caricare. L'avremmo distrutto prima che potesse caricare la... diciamo... come si... che ho fatto prima? Ok, la mossa qui. Io intanto... ce l'aveva spiegato cos'era quella specie di luminosità blu? Sapete che non mi ricordo? Wow, quante sono... oh diamine, questo è grosso. Usiamo subito questa. La pozione, dammi la pozione. A parte ancora non ne ho proprio bisogno. Grancopetra prima di tutto. Vai così, disintegriamolo, perfetto. Dai che alla fine usiamo questa. Botta di spada, perfetto. Alta di mezzo, andrebbe, credo usatela dietro la botta di spada. Ma al momento non credo di averne la possibilità, visto che stanno tutti attaccando me. Ancora un po' di punti ferita, riprendiamo e togliamoci di mezzo l'ultimo Pagurix Trent rimasto. Io non ho al momento nessuna abilità caricata. E tra l'altro mi sa che andando avanti vi li taglierò i combattimenti, cioè vi farò vedere magari le parti più salienti dei combattimenti, perché vedete sono lenti e tattici più che altro, quindi magari potrebbero non piacere a tutti e mi piacerebbe fare una serie molto fluida. Tra l'altro io vi ringrazio per avermi dato tutto il supporto che mi avete dato fino adesso per questa serie. Continuate così, mi raccomando. Bene, non credo che quei Pagurix Trent torneranno tanto presto. È ora di dirlo a Isolde. Ciao Isolde, eccomi di ritorno. Grazie. Adesso che i Pagurix Trent non sono più una minaccia, ho potuto effettuare la mia consegna. Davvero non ho parole. Non è nulla. Sarebbe bello se tu potessi continuare a sorvegliare le mie merci, ma... mi spiace, ma no. Sai una cosa? Se quei Pagurix Trent torneranno a ficcare il naso, solderò dei mercenari di Garfont. Dicono che quella gente sia davvero straordinaria. Ma torniamo a noi. Ecco la ricompensa per aver difeso le mie merci. E grazie ancora. Grazie. Che ci ha dato esattamente questa? Ma perché magari ci facciamo un livello, capite? A forza di fare queste missioni secondarie. 160 PE, 330 GP, a 24 cameo di conchiglie. Senza i Pagurix tra i piedi, gli affari di Isolde sono andati a gonfie vele. In futuro si servirà di guardie mercenarie. Ok. Allora, livello 1 di sviluppo, Gilda dell'Argentum. Non ho idea di che cosa significhi, ma va bene. Questi sono negozi, diamo un'occhiata. I prodotti che vendono qui non sono di grande aiuto per un recuperatore come me. Forse se fossi un mercenario, un Dactor o magari un Gladius. Era l'unico che ho visto che vendeva armi. Il resto al momento non mi interessa, quindi dai, proseguiamo con la storia principale. Prima di proseguire, da questo menu per l'impostazione del personaggio, guardate in basso a destra, si possono vedere i punti esperienza totali che abbiamo e i punti esperienza che servono per passare al nuovo livello, almeno credo voglia dire quello, quel 29. Quindi ancora non abbiamo abbastanza punti esperienza, di poco, ma non ce ne abbiamo, peccato. Parliamo con Sprain. Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei visto a bordo della Maelstrom. Rex, è la dimostrazione di quanta strada hai fatto come recuperatore, eh? Beh, sono orgoglioso di te, ragazzo. Comunque, tutto pronto. Salpiamo appena sali a bordo. Eh sì, andiamo. Molto bene, salta su allora. Oggi ci avventuriamo in un territorio ancora inesplorato. Al solo pensiero mi viene la pelle d'oca. Che belle però le navi in quel modo. Sono... veramente belle, trasportate dai titani sotto, veramente fantastiche. Esploratore Maelstrom. Quindi è una nave che si chiama di classe esploratore, forse?
Perché credo Maelstrom sia il nome della nave. Dovremmo arrivare domani alla zona inesplorata, quindi c'è ancora un po' di tempo. Potrei andare a fare due chiacchiere con i clienti. Ci sono molte cose che mi piacerebbe sapere su di loro. E poi non capita tutti i giorni di poter parlare con David Hattor. Ah, una volta finito con i clienti devo andare da Monel. Stasera dovrei essere di guardia, se non mi presento si arrabbierà. Ok, allora facciamo così. Per questo episodio ci salutiamo qui. Punto di riferimento Maelstrom interno. Perfetto. Io vi ripeto, se vi va, supportate la serie lasciando un like al video e condividendola sui vostri social. Poi parleremo un po' con i vari personaggi che ci sono qui dentro, che perché l'avventura ormai è iniziata a tutti gli effetti. Mamma mia. Ale, occhio, perché finire di sotto è un attimo e non mi sembra il caso. Volevo vedere un po' qui fuori, che bello. No, grande Rex, così si fa. È un'animazione particolare perché sono qui o lo fa spesso? Ma comunque, bellissima sta cosa. Io vi ricordo, se vi va, dicevo, di aggiungermi anche agli amici di Wii U, PlayStation Network e Steam. Ho la lista amici Nintendo Switch purtroppo piena. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter per rimanere aggiornati su cosa faccio uscire quotidianamente sul canale. E se vi va, di seguirmi su Instagram e Telegram. Un saluto ancora da Access00 e dal nostro Rex. E alla prossima. Ciao!